Allora, oggi presentiamo loro, lui lo presenteremo un altro giorno, mi servirà solo l'amplificatore. Presentiamo queste bellissime Grundig, qua viene scritto DIN 45500, ma in realtà sono delle Grundig Compact Box 250A, 25 watt RMS, 35 watt musicali, cassettine a due vie, molto carine, non so se sia tipo bacchelite, legno, che diavolo ne so, perché qua c'è un casino di roba, che non importa, logicamente tutte e due con le sue griglie originali in metallo, davvero davvero ben fatte, woofer con sospensione in gomma, molto molto bella. Vi faccio vedere la targhetta dietro, come di consueto, come vedete Grundig Super Hi-Fi Compact Box, quello è un altro modello, chiaramente 4 ohm, come dicevo, carico musicale 35 watt, capacità nominale 25 watt, logicamente made in Germany. Come tutte queste casse hanno ovviamente i connettori punto linea, infatti lo utilizzo con questo amplificatore qua, amplificatore radio della Saba, che ha i punto linea e che essendo sempre un made in Germany, diciamo che ha un abbinamento assolutamente perfetto. Comunque andiamo a sentirle con una canzone che conoscete molto bene. Insomma, suonano decisamente, decisamente bene. Ora io adesso ve le faccio anche sentire brevemente, come sapete, tirando giù il volume con la radio. Franciosi, Cento, Ferrara, Mirandola, Sassuolo e Modena. Franciosiauto.it. Sotto la Coppi, sotto costo, Andiamo un po' Campa, avanti. Sopra Salvini. Coppi, sotto costo. Pomeriggio, buon weekend, ecco c'è una classifica di Stardust e questa settimana facciamo un puro collaudo delle tracce che poi saranno quelle che ascolterete nelle prossime notti di MDR, senz'altro, ma anche sulle dance floor di tutti. E addirittura con la radio suonano anche meglio che con un line-in, perché logicamente questi affari hanno veramente una radio assolutamente strepitosa, specialmente un sabato. Qui abbiamo un set totalmente made in Germany, quindi assolutamente di gran rilievo. Queste casse suonano veramente, ma veramente bene. Comunque adesso andiamo a spegnere tutto quanto. Cosa dire di loro? Logicamente andranno utilizzate con lui, che ha bisogno ancora di un po' di revisione, perché ve lo descriverò poi più nel dettaglio in altri video, in quanto ci sono un po' di lampade da sistemare, un po' di tarature da fare, ma comunque tira fuori un suono assolutamente meraviglioso accoppiato a queste piccole Grundig. Detto questo, vi saluto al prossimo video.